Calmiamoci. Respiriamo. Allora, È uscito Commander Master. capito, è uscito Commander Master, sì. Vorremmo parlare di qualche carta. Anche perché ci sono stati diversi downgrade molto fighi. Una cosa che non mi aspettavo, sinceramente, io avevo detto, come sempre, avevo Come detto, sempre. forse ci sarà un downgrade buono, perché tanto i Master Set non ci regalano quasi mai una sega. E invece Invece, l'infinito il e oltre. disastro, perché le mie previsioni sono sempre giuste. Giustamente, ma Hashtag certamente. iniziativa è una moda. Quali sono quelle più interessanti, secondo te? Vabbè, sicuramente quella che è più saltata all'occhio, cioè quella che è popolana stampata e la gente gli sono venuti gli occhi a cuore, All the Glitters. All That All the Glitters Glitters, è vabbè, è anche troppo scontato barata, dai. parlarne. Sì. È troppo Perché evidentemente barata, dai. è una carta ovvia, Sì, cioè sì, sì. è quella carta che dicevo, chissà dove andrà, verrà giocata, ma secondo te, allora, quattro copie, però, secondo me c'è la chiave di lettura Affinity. Effettivamente si potrebbe studiare qualche lista di affinity che può portare una All That Diciamo Glitters. che è l'unica lista che può rendere All That Glitters interessante, perché in Bogley Nero è così un filino blasonata, un po' scontata. Secondo me si giocherà, non andrà a intaccare la lista classica, secondo me ci sarà una separazione, la lista classica canonica rimarrà, e poi ci saranno le liste che proveranno a giocare All That Glitters. Già leggo i nomi delle liste Affinity Glitters, perché suona troppo bene. È una carta che comunque, secondo me, quindi succederà sicuramente, Succede sempre così, vero? non verrà Vero. giocata in 4 per. Secondo me è una carta che nelle liste, almeno quelle che si avvicinano un po' più al classico, è più adatta alle due coppie, perché quella finisher che come una volta era Fling, per esempio, Certo. che si giocava in due coppie e non in 4 per, e appunto, secondo me può essere veramente forte e può aprire la strada anche a qualche carta interessante. Volskirge, per esempio, stavo parlando di Volskirge. Volskirge, un grande lifelink, costa uno. Ipotizzando di riuscire. Cosa difficile, ma comunque ipotizzando di riuscire ad avere mana bianco di secondo, magari anche ricominciando a giocare i tamburi, perché con i Volskirge Perché o con no? i Totteri, che comunque con All That Glitters fanno qualcosa, i tamburi si possono giocare. Certo. E tu ti ritrovi ad avere al turno 2 minimo un 5-5 flying lifelink. Può dar fastidio, No, può. voglio dire, non è che ci siano molte risposte nel formato, Ah. considerando che è una carta nera No, e se ne infatti, fa uno tra l'ammazzo. l'altro, può essere pelino fastidioso, ecco, secondo Un me può essere pelino, molto molto carino. eh. Già. Inoltre è devastante, è la primissima cosa che mi è venuta in mente per Affinity, tirata su una terra animata di Kenku. Quello è vero, porca Ti vacca. arrivi un 7-7-8-8 volare indistruttibile. E Marit Lage! Abbiamo Marit Lage in Marit Pauper! Lage nel formato. E forse farà diventare ancora più forte Casting to the Fire, quindi questo è già Casting to the fatto. Fire. O The Glamer nel verde anche. Però The Glaimer non lo giochi di main, Casting to the Vabbè, Fire Casting to invece the sì. Fire, sì, in effetti è vero, è vero. Ma tu non lo giochi di main, The Glamer. Chissà perché, non so, vabbè. Può diventare. O addirittura nel blu, per esempio, potrebbe aumentare a dismisura inside gli Steel Sabotage. Certo. Bouncy la landa, perdi l'incantesimo. Ci perdi O lo Skirge. non solo la creatura fighissima e indistruttibile, ma anche l'incantesimo. E umana. Vabbè, effettivamente. È una bella risposta, Quindi diciamo, si giocherà, Bomba però Casting Sabotage. late potrà gestirlo, secondo me, come ha gestito fino adesso Affinity, sarà solo una variante. Ci sta, ci sta. Seconda carta invece. All That Allora, Glitters, poi. la seconda carta, allora, ci sono due carte, secondo me, che meritano un sacco. Una è Spiked Bellows. Secondo me, a livello di power level generico, The Jank! A livello di power level generico, Spiked Bellows, secondo me, è la seconda miglior, il miglior, secondo miglior downgrade. L'altro, perché già mi avranno bestemmiato in faccia in 3-4.000 persone, ovviamente 3-4.000 views, Sì, già minimo. è Dread Return. Dread Return è quella carta che a prima vista al downgrade dici, ma siamo, cioè, la carta più, una delle carte più rotte in Legacy, bannata in Modern. Sì, è veramente tanto forte, Però va detto che al contrario del Modern, al contrario del eh. Non Legacy, abbiamo una come IBA noi. non ha gli enabler, nella fattispecie non ha Narcomeba. Quindi è una carta che è in bilico tra l'essere rotta schifosa bannata e l'essere fondamentalmente quel pezzo di carta che usi quando la carta igienica è finita e sei lì col rotolino di cartone. Bellissimo,
Però, se ci downgradano anche Ci ho pensato per un attimo, Narcomeba, siamo finiti, eh. prima o poi succederà, No, prima o devono poi succederà bannarlo, del secondo ban, me. No, esatto. effettivamente. E, è una carta Troppo che forte. sicuramente vedrà gioco nelle liste che stanno sempre più prendendo piede di Reanimator, perché tecnicamente l'unico rianimino nero a CC4, Eh sì. il minimo è costo 5 fino a questo momento, Vero, quindi vero. grazie a un rito lo puoi tirare di secondo. E quindi hai un coadiuvante molto interessante per gli Exhum e può rendere un po' più quadrata la lista. Non la renderà mai rotta, perché comunque i ciccioni sono quelli che sono. Certo, è Però. che più che altro allora i rianimini servono a citare del mana, a quello servono, no? Se Assolutamente. tu È il citar giochi un creatura. rianimino che Che costa meno della creatura che stai rianimando, tutto qua. porca Effettivamente, merda. giocare giochi un rianimino a costo 4 e vorresti giocare delle creature tanto cicciotte da rianimare per cittare bene sul mana. E il problema è che in Pauper non ci sono così tante creature da rianimare. Però. La scelta principale è. Allora, se vogliamo parlare di. Aspetta, qua c'è una bella Però. parentesi. Allora, rischio di sollevare il tavolo senza mani. Allora, Prego. parlando di Reanimator classico, hai di una Mock Crusher. Sempre sono esistiti, sempre si Sì, sono e sono sempre giocate. forti Sono comunque. sempre stati il target principale, soprattutto con o un Bitter Reunion per dare haste o Dragon Breath per dare haste. Comunque, molto funzionale, o i pezzi con iniziativa. Però c'è una possibilità molto più combo. Molto più combo. Ed Sapevo io di è la gasarti. prima cosa che mi è venuto qua in testa. Ed è l'Hothlet Giant. L'Hothlet Giant ti permette di chiudere la partita on the spot con determinate liste. Non di Reanimator classico, Ovviamente. ma molto probabilmente qualche lista di Balustrade, qualche lista di One Land, Two Land, quante land vuoi, Spy. Oltre a poter vedere gioco, secondo me può diventare un mazzo giocabile. Non è un tier, perché tier mai lo sarà, però, dicevo, da tier meme a mazzo giocabile è un saltone. Certo, ma invece magari usarlo anche come chiusura alternativa di Cyclostorm? Non ci avevo pensato. Con Cyclostorm, la parte complicata, che è la stessa di Balustrade, è avere comunque tre creature in gioco. Non è proprio facilissimo, perché una volta che tu hai tirato due Dramit Stinger, hai già la chiusura in gioco e magari non ti serve fare Dread Return. Può essere usata, diciamo, più che come chiusura, più efficace per velocizzare le partite, per evitare di stare lì a ciclopingo, ciclopingo, ciclopingo. Rianimi una volta l'Hothlet Giant e Faccio sei a 15 cavallo, danni e. esatto. Poi sai, c'è sempre l'incognito di l'Hothlet Giant è tipo l'ultima carta del mazzo, quelle cose lì, e dici, no, vabbè. Però ci può sicuramente stare come chiusura più Sai veloce. benissimo che È sarà sempre lì, sempre la nostra ultima certo. carta del mazzo. No, mi sembra una chiusura un pelo più veloce di Stinger, sinceramente. Assolutamente Potrebbe sì. Ha anche aprire a dei mazzi che non giocano gli Stinger, ma delle che liste giocano più. in purezza. Sì, che giochi più ciclanti e basta. Allora, che non giochi Drowning Stinger? No, perché comunque Drowning Stinger cicla uno in colore. E cicla uno in Vabbè, a quel punto colore. tanto vale giocarlo. Magari non giochi metodi per castarli, non giochi metodi per far mana rosso. Però a quel punto rimane la difficoltà di avere tre creature in gioco per usare Dread Return dal Ah, cimitero. perché tu vorresti giocare comunque Dread Return anche in Può Cyclostorm. essere, addio, assolutamente, perché comunque almeno giocarlo dal cimitero ha un'utilità enorme nel caso di counter. Lo caschi a mana, counter, tre creature da saccare, ce l'hai di nuovo. Potevano downgradare Cabal Therapy. Guarda, mi sembra proprio un'idea. Non posso usare la parola che vado a usare. Bene, Un'idea comunque non mi sembra un'idea intelligente, geniale. Ok. ecco. Mettiamola così. Bene. Quindi, Other Glitters, Dread Return, anzi, Spite Bellows, abbiamo detto. Spite Bellows a me, cioè appena l'ho visto, ebbè, allora ho aperto lo spoiler, no, ti giuro, ho aperto lo spoiler che avevo internet lento ed è No, apparsa prima la prima metà della carta, ho detto Spite Bellows, ero lì che aspettavo che comprendere il colore del simbolino. vabbè, dove eri? Nel 2001? Quanto Sì, lento ti stava andando quando è internet? uscita Aurora, no, nel 2006 tipo, quindi vabbè. Dicevi, ma. Vabbè, un me, cosa pretendi? I prodotti Apple, Dio caro. Appena ho visto il simbolo comune, come sai quel momento, sicuramente lo sai perché ti conosco, in cui ti fai Giustamente. effetto l'LSD? Sicuramente vuoi che non sappia io. Ho viaggiato, ho fatto il trip, ho
E la prima cosa, allora, il primo mazzo che mi è venuto in mente, nonostante non sia più figo, è Boros Ephemerate. Finalmente Boros Ephemerate ha una carta che dà un motivo di giocare proprio Boros. Perché fino a quel momento, ok, Boros carino, aveva le sue carte, però avere una removal che ti lascia un 6-1 in gioco con Ephemerate, beh, è tanto Sì, pesante, è più che altro tanto, tanto la domanda era a pesante. giocare il rosso quando posso giocare il nero, che sembra molto più forte, no? È quello il punto. Appunto, con Yamake, Cast Down, comunque un parco removal che è molto più Sì. efficiente, però 6 danni tirano giù qualunque cosa. L'unica cosa, due cose, una non la tira giù e una difficoltà, che è, come dicevi tu, Tolarian Terror, che Certo, devi richiede un paio di pagare due mana in in più. più, Boh, e Guardian of the Guildpath. Quello non lo tira giù neanche anche le carte con... pregando. Sì, anche le creature con... La protezione dal rosso, ma anche, certo, mi Boh, viene in però, mente insomma, è comunque un Sonacolyte, è un però removal è una enorme, removal dai. È un eccezionale, removal. soprattutto perfettamente incentrata nella meccanica del mazzo, no? La trovo Vero, veramente stupenda. E poi una cosa un pochino più pazzerella di cui ti avevo parlato è, vero. Sei un pazzerello. sì, è che secondo me potrebbe nascere qualche lista, sempre tier 2, perché sempre tier 2 rimane, di Tortured Existence, però a base Rakdos. Perché finalmente c'è una removal reiterabile. Esiste una removal reiterabile che si autotoglie, perché mi dispiace dirlo, ma Flashback Marauder non la considero come una removal, perché è troppo casuale, troppo troppo Ah, casuale. è una forma di editto che però non sempre può essere ottimale, è quello il problema, no? Neanche Mentre nei invece fa matchup sei in cui danni può dove essere, vuoi. tra l'altro, nei matchup in cui Flashback Marauder può essere ottimale, 3 mana sono già troppi. È vero, è vero. Rischi che sia veramente tardi. No, magari l'avversario se cioè, gioca Aure, appunto, no? Nel tempo che tu fai Marauder, quell'altro ormai si è già fatto l'1-1 Si è fatto da la cercare, cartuccia, no? Già. quindi secondo me Spike Bellows è top del top. Top del È top. top del top, secondo me sì. Cioè, è una carta molto più sicura rispetto a 3-3 turn. Return ha più potenziale, Ha infinito però potenziale. Spike Bellows è più safe sul piano della giocabilità, sicuramente. Ci sto. Quindi ovviamente si giocherà solo Return e Spike Bellows, non si Ovviamente, giocherà Spike mai. Bellows lo giocheremo soltanto noi due. Cioè, Spike Bellows saccato di Return fa 6 danni. Bruttezza. Oh, Return in Sacrifice. Una coppia, due. Enabler e ti rianima un pezzo. Sì. Allora, Con quindi Kul'Dot ho Rebirth del. puoi flashbackarlo. Farò finta di non aver sentito. Allora, ho del Glitters, Spike Bellows, Dreadreturn. Dreadreturn, Lotred Giant, che è assieme a Diciamo che è un Dreadreturn, però, dai. featuring con È Dreadreturn. insieme a Dreadreturn, È un po' l'espansione, dai. È no? È il l'espansione. DLC di Dreadreturn. Probabilmente li hanno downgradati insieme per questa Che ragione, teneri. anche, no? Pensa che sono Che stati così gentili. Oh, coccolini, ma che amore. dolci. Hanno fatto il mazzo loro, adesso. Ah Esatto, sì, e fate esatto. sta roba qua e non rompete, no? Ok, va bene. Quali altre carte possiamo parlare dopo Allora, queste 3-4? a livello di costruito, secondo me queste qua sono le più papabili. Non c'è qualcosa che può essere giocato, qualcosa che può vedere gioco, qualcosa no. Mi vengono in mente i due sweeper che sono stati spoilerati nel set, che Certo, sono li mettiamo Sulphurous insieme, dai. Blast, Hanno esatto, più o meno lo stesso problema, quindi. Sulphurous Blast e Drowning Sorrow. Allora, io non le ho volute mettere più in alto nella classifica perché, visto che non posso usare il termine, gli sweeper in Pauper hanno massacrato i genitali. Una volta pregavi per avere uno sweeper decente e adesso hai la scelta tra almeno 6 sweeper. Io Instant poi, non no? ne posso più, sinceramente, però diciamo che vanno ad agglomerarsi nel mucchietto, no, di sterco fumante e hanno dei vantaggi notevoli, però. Sicuramente la più potenziale, quella che forse può vedere un po' più gioco, è Drowning Sorrow, perché Drowning Sorrow è comunque un -2/-2 che scavalca un sacco di cose. Ha uno scry 1 che tu sei minato per scry Scry 1 1. è più che altro. Allora, sai benissimo che mononero non è un mazzo ora come ora, o meglio, è quel mazzo che È il mazzo che giochi col cioè cuore. veramente devi crederci tantissimo perché Mononero mazzo funzioni. vero, mononero sta 50 e 50 da tutto. Sì, però è Sì, vero, sai, un po' così, un po' se non 50, proprio 45, no? 40 al no. È quel massimo. mazzo che può giocarsela contro tutti se gira. Sì, se vedi la parte buona del mazzo, Esatto. vedi, Quindi 4 grey merchant e 5 paludi. giustamente, vedi una terra di troppo e già incominci a no? Drowning Sorrow significa
togliere quella terra di troppo dalla cima, Esattamente. che è un vantaggio che quel mazzo fino ad ora non aveva. Il grosso problema di mononero, quello che la gente dice, mononero o va in screw o va in È flood. vero. Ma c'è una spiegazione per il problema. O ti No. fermi a due terre, cioè, o te ne trovi Ma infinite. perché mononero è un devotion e i devotion di definizione devono fare una cosa al turno 2, una cosa al turno 3, una cosa al turno 4, una E cosa al poi, turno 5. tam. Ma qual è il problema? Il problema è che una cosa al turno 1, una cosa al turno 2, una cosa al turno 3, una cosa al turno 4, una al 5, più le 5 lande per farlo, sono 10 carte che tu devi avere esatte. Esatto. E cioè, il 70% delle volte non ti incastri in questo modo. E l'unica uscita che avevi fino adesso era Singing Blood. Di base. Singing Blood by Phyrexian Rager, ok, e Dusk Legion Zealot, se proprio c'era qualcuno che voleva giocarlo. È un problema proprio del mazzo. Forse Però uno switch Phyrexian al... Rage era il problema di costare 3 e quindi non sempre magari riuscivi ad arrivarci, no, a Infatti, giocarlo, e quindi è un problema che hanno provato a ovviare tantissime volte, vero? però Sì. è molto molto complicato. Non lo Però sì, è il mazzo guarda, cuore, no? è nessuno odia, No, ma come nessuno dice fai? mi sta sul cazzo No, ma come mononero. fai? No, chiaro, chiaro. Cioè, alla fine lo incontri, E ci fai giochi complimenti contro e già, all'avversario. beh, guarda, però ce la siamo giocata perché alla fine è un mazzo ferro che fa sempre il suo. Ha una bella chiusura burst, così, mo magari ti spara 10 danni se troppo deca Quello che era Golspan Merchant, Dragon in no? standard. È Che quello, sì, perché alla fine però ci sta sì. perché dopo 70 Boh, turni, no? 75. Si può anche Sì, stare. insomma, dai. Ecco, quindi secondo me Dromin Soru, che tra l'altro abbiamo parlato tantissimo di mononero, non sono sicuro neanche che vedrà gioco in mononero banalmente perché ti sweeperà e droppa 3. Eh sì, hai veramente tante opzioni, no, per quello slot, no? Quindi. Hai Cryptrat, Chittering Wrath e Phyrexian Rager. Proprio le liste degli aficionados potrebbero anche pensare a Oubliette, se proprio vogliono. Ormai Oubliette Però Unmake, per è scartata. esempio. Unmake no, Unmake è una Ecco. signora carta. Quindi sì, diciamo che la curva 3 è quella più satura in mononero, quindi è complicato. Però qualche lista, per esempio, dei Dimir, magari non Terror, perché come dicevi tu, doppio nero non ci si arriva più. Doppio nero in Dimir Terror, ne parlavamo prima, effettivamente è un po' difficile arrivarci. Però qualche lista un po' emergente, ad esempio parlavo di Ubi Alchemy, che adesso si chiama, che io tipo lo chiamo Ubi Control, normalissimo, con le alchemy, con le rane, con gli auguri, tutta roba che ti fuori da drone e che ti fornisce un sacco di tempo, no? Fornisce veramente un sacco di tempo, cosa che il nero comunque doveva accontentarsi di Suffocating Fumes, che dava solo meno 1-1, oppure doveva giocare Vinkar Justice, che era molto poco ottimale. Adesso può esserci una cartina molto carina. Meno 2, scry 1, che Esatto. oh, male non fa. Non sarà staple, però potrà essere Però è giocata. playable, dai, insomma. Sul piano Sulfurous Blast Quella. è una carta molto difficile da decifrare, perché il power level c'è, il potenziale c'è, il costo di mana è un peto. Sulfurous, capito? È un peto. Il doppio rosso la rende Il veramente doppio rosso è un difficile da problema. Il inserire. doppio rosso è davvero un problema. Cioè, se anche metti caso che io volessi giocare una lista di UR, ma in UR fatte non la posso giocare perché Ti mi tromba le ammazza tutte fate. le fatte, no? Quindi non la posso giocare. ACC4 è troppo in là nella partita per poterlo giocare in un mazzo tipo fatte. I mazzi che E usano rosso UR come colore. Control ancora non esistono, magari esistevano tempo No, fa, allora, adesso non come esistono più. si può pensare a UR Serpentine? Si potrebbe Fondamentalmente è un UR usare. Control con una chiusura combo, che era Certo. il vecchio UR Puzzle, Il vantaggio di Sulfurous Blast rispetto no? Sandstorm? a Sandstorm è che puoi hittare anche le creature volanti. Ed Puoi hittare i volanti ed è instant speed. è instant speed. Tra l'altro, il fatto che faccia 3 danni soltanto se la giochi nella tua main phase non significa che tu non possa giocarlo instant speed anche nella main phase. Sì, Magari in esatto. risposta a qualcosa che il Carino. tuo avversario sta facendo, no? Puoi comunque, no? È un po' tricky, E se è nella però tua main phase, comunque fa 3 danni, sì. no? È una cosa interessante, no? Questa cosa qua. È un Jedi mind trick. Sì, può fare qualche. Perché il problema di Magic spesso e volentieri sono che ci creiamo delle shortcut sbagliate. E una shortcut sbagliata per quella carta è che se la fai a instant speed, allora fa 2 danni. Eh Mentre invece no, non è funziona nella proprio così. fase Dipende dalla specifica. fase, no? Quindi. Qui te lo vedi? Disfigure su ninja, mutagenica in risposta, fra 3 danni a tutto. Via.
Non volevo fare mutagenico. E quindi sì, diciamo è una carta veramente strana, veramente molto molto strana. Testabile, tranquillamente Testabile, testabile. testabile. Magari sei nelle liste più controllone che montano, so, una Cannonade e un Sandstorm, si può togliere la Cannonade e provare a mettere, sì, poi io parlo di Cannonade, dopo può essere anche Breath Weapon, Sì. si può provare a mettere la monocopia di Sulfurous. Un mana in più, non so quanto sia impattante, probabilmente per un matchup contro cui serve Vratta veloce è impattante, però contro matchup invece Shaman o tipo un Bully, tipo quelle cose lì, no, è molto forte. Ecco, contro i mazzi senza il blu è Ecco. ovviamente molto forte. Anche perché Bello. togliendo i volanti e togliendo anche Toughness 3, toglie Skyfisher, toglie parecchie Cioè, creature toglie qualcosetta in fastidiose, più, sì. Banalmente i Sorrow Packmate, i lupetti, e quelli non li toglievi, eh. Cioè, fa ridere, però un gigante no? delle colline, tu non lo togli, no. Gigante delle colline Evergreen. Tornando proprio al discorso, perché poi parlavamo dei Boros Deck, no? Boros Synth, Boros Ghoul e quelle cose lì che sul Sulfurous Blast non la possono vedere neanche col binocolo a livello di gioco. E, però, ritornando al discorso, Spike Bellows potrebbe vedere gioco in Boros Ephemerate, che finalmente ha un paio di scuse per giocare il rosso al posto del nero. Spot Removal forte, Vratta forte, Vero. perché comunque Boros Ephemerate tende ad avere tutte natiche abbastanza prominenti come Quindi creature. intendi perché hai detto Spike Bellows, Sì. intendevi No, Sulfurous Spike Blast in quel Bellows. Sì, mazzo. no, Spike Bellows e Sulfurous Ah, Blast era. insieme. Sì. Esattamente, In quel mazzo di cui esattamente. parlavamo prima sarebbe interessante giocare anche questa carta qua. Effettivamente Cioè, lì hai dei body grossi, hai hai i i Monarchi, monarchi che sono fa la 2-4. Sentinel, hai l'iniziativa, c'è un 3-6. Comunque l'iniziativa ti mette due segnali uno più uno su un pezzo, quindi anche un pezzo che magari ci muore, non ci muore. Anche Può quelli essere un po' più molto piccini carino. magari Un riescono a banana, anche farlo. un 1-1 ci sopravvive alla fine se lo fai stun speed. Sì. Oppure se metti due segnalini su un Traveling Inspector, Eh sì, e alla sta lì. fine Ed è si un becca tre 3-4. danni e lui sta. Ah, io sono il Traveling Inspector grosso. Sì, Non hai sai. alcun indizio su come uccidermi. Tra l'altro. Ok, trick scemo, cioè proprio scemo, eh. Però possono esserci delle situazioni in cui è figo. Spike Bellows su Ephemerate, ovviamente, per i 6 danni e ti rimane in gioco un 6-1. E la volta che vratti, c'hai pure dei 6 danni da sparare su un pezzo che non è morto, perché ti muore Oh, Spike Bellows. devastante. Non vedo l'ora. Proprio. Carolo lì come si E sfrega le mani. secondo me con queste si sono concluse le carte che hanno potenziale incostruito. Incostruito, perché poi c'è la parentesi cubo, ma è una parentesi molto molto di nicchia, quindi ad esempio il Mururoi Mystic, il Gutsnipe, Che si giocano nello stesso archetipo. tra l'altro, attenzione. Un archetipo che guadagna parecchio, Ecco, se si devo vuole ammettere che aggiungermi. Gutsnipe ero abbastanza indeciso se costruito, si costruito o no. Il costo 3 mi puzza veramente tanto, Costo puzza 3, veramente un anche perché sacco. hai infiniti Effetti simili. pinger a costo 2. No? Allora, mettercene uno che costa 3. Pinga forte, Pinga molto più forte, però muore però. da uno scaracchio. Oh, per carità, significa chiudere il doppio più velocemente. Certo, ma Però vuol è dire un. anche togliersi slot a risposte. Sì. Muore da tutte le cose da cui muoiono anche gli altri, praticamente. Tranne Flamebreather che è 1-3. È vero, è vero. E Tra Thermo l'altro, Alchemist che è 0-3. vedi, non è Non un muoiono da vantaggio da. Sulfurous Blast Distant. È un vantaggio non da poco, però, No, effettivamente, no? infatti. Rispetto a un 2-2, figo, tutto quello che vuoi, però in costruito Però più difficile, personalmente non ce lo vedo in. più Allora, difficile. Fanta Decklist sì. Sì, Fanta Oh, Decklist. ho visto girare tempo fa, ma avrà fatto tipo una volta mezzo risultato, però mi era piaciuto un sacco. Tipo Gruul Storm con gli Sì. Anarcomanti, Marmorphosi, Klisen Wildfire, Geomancer Gambit, tutti quei ciclini che con Anarcomante e con il Famiglio Verde costano di meno. Gutter Snipe può essere veramente quel No, lì può boost essere che playable, può essere sì. molto carino, però parliamo di Rogue, parliamo di mazzi Sì. molto. Gruul Storm non è Gruul Storm è esattamente il mazzo bellissimo. che mi aspetto che vinca il Bellissimo. prossimo Pauper Geddon, eh. Mettiamola così. Una scommessa. Sì. Mi ordino le carte tra poco. Ordina, ordina.
Bene, quindi Guttersnipe e Murmuring Mystic sono due carte che possono essere incluse in caso mai, al massimo in un... Molto molto belle, però funzionano veramente tanto bene. Sono auto-include dal power level pure molto alto. Phyrexian Gargantua. Phyrexian Rager per 2. Sì, però costa tanto, È quasi inavvicinabile. Devi rianimarlo e basta. È uno che... Bravo! No, no, no. Perché ho Bravissimo! parlato? Bravi, un Exhumed impiazzato. Una meraviglia. Sì, per pescare due, perdere due vite e morire da uno stormo di 1-1. Ah, No, ok, perché Drowning Sorrow. No, bene. allora è una carta lì difficilissima da vedere in costruito. Cioè, già il Pauper nell'ultimo annetto e mezzo, due è diventato un formato con una curva di mana bassissima oppure con una curva di mana altissima e super midrange. E questa carta non si adatta a nessuna delle due, sinceramente. Anche perché i midrange, quelli con la curva molto alta, difficilmente ti giocano un drop a 6, soprattutto nero. Ci sta. L'unica cosa che può venire in mente è Ordo Ephemerate, ma anche lì quando mai lo appoggi. Poi Ephemera Artelo ti uccide. Bene, per questa volta possiamo concludere qui. Sarebbe un'ultima menzione onorevole che è Cryptic Serpent, che è un Tolarian Terror, pelo più scarso. È un Cioè, Tolarian Terror e un Uco. sì, ha un grossissimo problema, che muore da qualsiasi cosa e costa due blu. È quello il Allora, problema, di no, di quella carta. sicuro, forse la monocopia in Beta Error, forse, Sì, per vedere giusto per questo. avere una chiusura in più, magari, no? Potrebbe Comunque è un essere 6-5. che qualcuno possa provare a giocare un 2-3 coppie in UR Terror, la versione con le Swispear, magari il Counterburn, sai, quello con le Thunderous Wrath, le Brand, che può essere carino, o anche in Mono Blue Terror, che adesso sta vedendo poco gioco, insieme a Spire Golem e Terror. Può iniziare ad avere un buon parco di minacce, però non è quella carta su cui mettere la mano sul fuoco, No, ecco.